Buongiorno e benvenuti in un altro vlog dove vi racconto un weekend nella mia vita londinese. Allora, venerdì è stata una giornata abbastanza particolare perché ho fatto delle cose che non ho mai fatto in vita mia. La prima cosa che ho fatto la mattina è stata partecipare ad un video di una ragazza che conosco che è una burlesque performer internazionale ed è stata un'esperienza molto carina, molto divertente, quindi ho passato la mattinata con lei. Dopodiché la sera avevo lo spettacolo di altre amiche che sono anche loro delle performer. La cosa strana, particolare che ho fatto è stata uscire da sola, nel senso che credo di aver superato quell'età in cui mi dà un certo disagio fare le cose da sola, tipo uscire da sola, cenare da sola o andare al cinema da sola, anche perché viaggiando molto da sola mi sono abbastanza abituata a fare queste cose, ma soprattutto quando ho voglia di fare una cosa non mi va di aspettare che altre persone abbiano voglia di fare la stessa cosa, quindi se non trovo nessuno con cui andare vado lo stesso, sì. Sono quel tipo di persona un po' strana. Quindi mi sono vestita, preparata, sono uscita. Non sapevo se avrei trovato lì qualcuno che conoscevo, ma era probabile, così come è stato, perché poi ho incontrato delle persone e solo non ci sono stata. Ed è stata una bellissima serata, lo show era molto bello e tra l'altro poi siamo rimaste a chiacchierare fino a tarda notte. E infatti ieri mattina, in cui volevo vloggare, mi sono svegliata talmente tardi che non ci sono riuscita. Anzi, in realtà una cosa l'ho fatta ed è stata il video di Camden Passage, che vi metterò subito dopo, che è questa zona, questa stradina che è dietro a Angel, vicino alla metro, dove ci sono tutti antiquari, negozietti vintage, caffè, negozi indipendenti, quindi è molto carina e se capitate a Londra e se siete ad Angel ve la consiglio caldamente. Niente, oggi è una giornata abbastanza grigia, non so bene cosa faremo. Sto provando a tirare mia figlia fuori di casa perché lei non vuole uscire, ma io sì. E quindi non lo so, pensavo a Kensington Palace o al B&A o non so. Voi dici. Qualina ha una nuova giacchetta? Non una, due nuove giacchette. Salute. Molto carino, dove ho comprato la stellina luminosa che ho a casa. Queste non so se le conoscete, ma sono delle guide fantastiche. L'edizione è Luster, quindi se dovete comprare una guida queste sono fantastiche. Ovviamente sono in inglese. Qui nel vicolo c'è un negozio bellissimo che ha uniformi militari e vestiti vintage. Questo è molto carino, ha tutti i piatti, porcellane, tutte cose tipiche, ma lo troviamo sempre chiuso, non so perché. Ma si vede che c'hai i capelli verdi? Sì. Perché io li volevo fare di che colore, diciamolo? Viola. Viola, la tinta era di che colore, diciamolo? Viola. E chi passa l'aspirapolvere mentre io parlo? Questo intanto è il poster che mi è arrivato, quello che ho stampato da Cheers, che vi avevo dato anche il codice sconto. E ho stampato un po' di foto Instagram dei posti dove siamo stati, cioè l'Italia, Liguria, Bahamas, Las Vegas, Bahamas, Madagascar, Roma, New York, non me lo ricordo, no, Edimburgo, casa e altre cose, e sì, insomma, un po' di foto. E mi piaceva anche molto cromaticamente come stavano e quindi adesso è appesa. Alla fine siamo finiti a Clapham Common. Clapham è una zona sud di Londra molto carina, family friendly e con un sacco di negozietti. Siamo sulla High Street. Un attimo che Viola ha puntato lui perché sa chi è lui. E chi è che ha fatto? Avete capito?
vabbè, adoro questo negozio. Grazie di aver seguito questo video, come al solito vi ricordo, se vi piacciono i miei vlog e i miei video o in generale vi interessa Londra, di iscrivervi al mio canale perché stanno arrivando un sacco di nuovi video. E niente, lasciatemi un commento, raccontatevi se questa giornata che ho passato vi è piaciuta e grazie mille, alla prossima!